Ciao da Zio Pippo, benvenuti sul mio canale. Oggi preparo la pastiera alla strega. Per la pasta frolla l'ho già preparata perché deve stare 2 ore nel frigorifero. Gli ingredienti sono 330 g di farina, 135 g di zucchero, un pizzico di sale, 135 g di burro ammorbidito, 2 uova, 3 cucchiai di strega. Per la farcia ci servono 350 g di grano cotto, 3 uova, 2 bustine di vanillina, 50 g di strega, 80 g di canditi, io in questo caso ho usato le ciliegie, quelle rosse, 350 g di ricotta, 300 g di zucchero, 125 g di latte. In una pentola aggiungo il grano, e il latte. Lo faccio cuocere finché non diventa una cremina. Una volta che il latte si è assorbito completamente ed è cotto, però lo facciamo raffreddare per preparare il ripieno. Prendo un foglio di carta forno, aggiungo della farina sopra e vado a stendere la pasta frolla. Mi aiuto con il mattarello e preparo la base per la pastiera. Una volta finito di stendere la pasta frolla, andiamo a prendere e la mettiamo in una teglia più o meno di 30 cm e andiamo a formare un cerchio. Una volta sistemata la pasta frolla nella teglia, con una forbice vado a tagliare lungo il bordo. E con la pasta superflua, dopo la rimpasto e vado a fare le strisce sopra alla pastiera. La base è pronta. Preparo la farcia. Aggiungo le 3 uova in una zuppiera. Metto lo zucchero e le sbatto con lo sbattitore. Aggiungo le 2 bustine di vanillina. La ricotta. Il grano freddo, la strega, e passo un po' il frullatore.
Ora aggiungo i canditi e do una mescolata con la palettina. E il ripieno è pronto. Aggiungo il ripieno alla base. Ora con la pasta avanzata la stendo e vado a preparare delle striscioline. Mi aiuto con lo sperone. Più o meno uno spessore di un paio di centimetri. Vado ad appoggiarle sopra. Quelle in più le taglio con una forbice. Chiudo mettendo l'ultima striscia. Ora con un coltello vado a appoggiare la frolla attorno in questo modo. Una volta pronta la inforniamo a 170 gradi ventilato più o meno per un'oretta. Vado a spolverare con dello zucchero a velo e la pastiera allo strega è pronta. Taglio un pezzettino per farvi vedere l'interno. Ciao da Zio Pippo, alla prossima ricetta e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale.